che fosse l'amore che io avevo, che spazia solamente sulla ghiaccia del viale del tramonto, alla maga gelata che ha perso il suo gazebo, guai alla stagione andata all'ombra della piume San Fusino. Che cos'è l'amore, chi va alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa, al saluto riverente, del peruviano dondolante che tiene il capo al lustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, troppo sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure un dito fino all'alba l'idea di bruma che c'è asciuga e ci consuma. Che fosse l'amore, è un sasso nella scarpa che punge il passo lento del bolero con l'amazzone straniero, stringere per finta un'estranea cavaliera, il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Giuseppe. Che cos'è l'amore, la ramona che entra in campo, è come una vaiassa colpo grosso della nuova te la squassa, ai tacchi alti e puro basso, la panza nuda e si dimena, scontra la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, bambino nella linea, sottratto nella cucina, son monarca e son boemio, se questa è la miseria amici tu fu con dignità da re. Che cos'è l'amore? Sì, ma sì! Sto dicendo, sono sicuro, non troverai nessuno, tranquilla. A quest'ora in banca non c'è nessuno, basta! Ah, sì, vabbè, a dopo. Ciao, ciao. Mamma mia, che ossessione! Ma ancora domani? A chi deve essere? Sempre lei, sempre solo lei. Quando vede una fila scappa a gambe levate, guarda, una pazza! Però in compenso riesce sempre a interrompermi sul più bello. A proposito, che ti stavo raccontando? E mi stavi raccontando di com'è andata ieri sera? È vero. Com'è andata, vecchio trapano? Non ci ho messo mai, siamo in casa, siamo da solo. Sapevo, non ci crederà. Alla fine gliel'ho detto! Oh, grandissimo! Ma allora ha detto di sì! Mi hanno mai detto di no, solo. Scusa. Ma allora? L'avete fatto, eh? Certo che l'abbiamo fatto, Saverio! Prima ci siamo sbasciucchiati un po' il matto, per risparmiare. E poi ho detto scusa, ti porti in albergo. E siamo andati in un alberghetto sul lago. Molto romantico. Bruno, guarda che sei incredibile. Gira e ti rigira sempre come dici tu, andare a finire le cose, eh? Sei il solito marpione. Un aperitivo, quattro chiacchiere da intellettualoide, eh? Una cenetta romantica e poi... Parlamene! A letto, eh? In barca. In barca? In barca. Mi stai dicendo, Bruno? L'albergo è una barca sul lago! Grandissimo! Pazzesco, Bruno! Sei il migliore, caro! Wow! Innamorato, Bruno! E perché hai sentito le campane che suonavano a festa mentre facevi zoom zoom sulla barca? Sono perché sei sempre il solito animale, no, nessun zoom zoom. Per il dopo, perché dopo siamo rimasti lì, abbracciati, come due ragazzini, e non ci volevamo più lasciare.
Bruno, io sapevo che eri un po' in difficoltà con tua moglie Roberta. Mica pensavo fino a questo punto. E come si chiamerebbe questo tuo nuovo grande amore? Francesco. Francesco? Vuoi dire Francesca? No, Saverio, voglio dire Francesco. Però mi preferisce essere chiamato Chicco. Bruno, aspetta un attimo. Tu mi stai dicendo che ti sei innamorato di un uomo? No. No, Saverio, no. Lui mica è un uomo. No. E che cos'è? È uno stallone, Saverio, uno stallone! Mi sento male. Ma tu sei impazzito. Tu mi dicevi che uscivi con una tale Francesca. Francesco. E prima, 3 mesi fa, con una tale Sandra. Sandro. No, era Sandra, io me lo ricordo benissimo. E prima ancora con la tale Carla. Carlo, si senti? No, sì, ti ho detto, ti ho detto. Sandra, Carla, Francesco. Francesco, ma in realtà erano Sandro, Carlo. E per Francesco. Sì, lo so, mi dispiace. Ultimamente ti ho detto un sacco di stronzate. Ma solo ora non ho il coraggio di dirtelo. Ma io dico, ma perché solo adesso? Noi ci conosciamo da una vita. Abbiamo fatto tutte le scuole insieme, eh? E tu da ragazzo sei sempre il primo a farti avanti con le donne. Sì, Saverio, lo so. Quando eravamo ragazzini ero sempre il primo a farmi avanti con le donne, lo so. Me lo ricordo bene, ma erano altri tempi. Si cambia. Come se si cambia? Si cresce. Adesso siamo adulti. E a me piace farlo solo indietro. Sì, solo indietro. Bruno, indietro? Ma che stai dicendo? Ma perché, Saverio? Ti vergogni? No, e vergogniamo di cosa? Sì, sì. Di avere un amico gay. No! No, 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 assolutamente. Figuriamoci se mi vergogno di avere un amico gay. E poi che c'entra l'amicizia con il sesso, no? Grazie, grazie, lo sapevo che avresti capito se eri più pure bravo. Sì, sì, sì. Però adesso calmati, perché è comunque una notizia difficile da digerire questa, no? Quindi, ma lo so, Saverio, cosa credi? È un anno che aspetto, mi dico. Ma com'è possibile? Ma sei sicuro? Ma io alla fine ho dovuto ammettere a me stesso. Io sono gay. E tu sei il primo. Hai avuto il coraggio di dare. Forse era meglio se non mi dicevi niente, eh? Ma stai tranquillo che questo segreto lo terrò per me, eh? Ma non è un segreto. Tra me. Sono io che lo voglio dire a tutti. Ho solo deciso di iniziare da te. Ma come a tutti? Sei impazzito, forse? No, a tutti. A mia moglie, a mia figlia, a mia madre. E se fossi vivo, guarda, lo direi pure a mio padre. Eh sì, e io adesso ti organizzo una bella conferenza stampa, così lo dico a tutti subito, che dici? Non scherzare, per favore, è una cosa importante. Lo vuoi capire che io con Chicco sono ritornato ad essere un ragazzino innamorato, sì. Bruno, ma è proprio questo il punto. Tu non sei più un ragazzino. Tu ti sei sposato, c'hai una moglie e c'hai pure una figlia. Te lo sei dimenticato, forse? No, Saverio, non me lo sono dimenticato. Senti, ma questo Francesco? Chiamalo Chicco, mi piace di più. Sei curioso, eh? Lo vuoi vedere? Ho una foto. Eccolo qua. Ma questo è un ragazzo! Ah, certo che è un ragazzo, scusa, che vuole che mi sposassi una vecchia? Non ho capito. Sposarsi? Oh. Bruno, ma che stai dicendo? Sposarmi, senti, lo so. Per te il matrimonio è un tabù. Ma per me Chicco non è. E quando avrò sposato, quando avrò divorziato da mia moglie? Io e lui ci sposeremo. E indovinate dove andremo in viaggio di nozze. Dai, prova a indovinare, è facile, su. Dai, è una città bellissima. Dai, andremo in viaggio di nozze, ah? Andremo in viaggio di nozze, ah? A Ricchione andrete! No, non è a Riccione. Vai in serio. Dai, ma dai, prova, sì.
Andremo in viaggio di nozze, ah? Andremo in viaggio di nozze, eh? Chiavari, che ne so! Dai, su! Ma lo fai apposta? No, no, ed è in Europa, non in Italia. Ah, in Europa? Sì! Oh. Dai, ti proviamo. Andremo in viaggio di nozze, eh? E a Lisbona! No, no. Andremo in viaggio di nozze a Ibiza! Sei contento? Contento. Ma di che cosa dovrei essere contento? Bruno, io sono sconvolto, sono. Ma Roberta, la moglie, che cosa dirà dopo 16 anni di matrimonio? 16 anni, 3 mesi e 2 giorni, mi sono messo a giocare in noia. Io ho dato gli anni più belli della mia vita a Roberta, eh? Adesso tocca a Bruno. E poi scusa, se non la lasci neanche per una donna. Ma è proprio questo il punto, Bruno. Se la lasciavi per una donna, almeno era un confronto d'armi pari. Poteva cercare di lottare. E invece, con un gay. Ma come si fa? Con un gay è tutta un'altra storia. Sai, umano? Ma lo sai che hai ragione? Certo che ho ragione. Eh sì. Chiccone. Chiccone è tutta un'altra storia. Occhi neri. Capelli neri. Saverio è tutto nero! Bruno, mi stai dicendo pure che è nero! No, Saverio, non è nero. Ti fa per dire. Ma, Saverio, non mi dire che sei pure razzista! No, figurati, io sono razzista! No. E poi, solo che vero, gay, tutto assieme mi sembrava un po' troppo, eh? Vabbè, vabbè, sono riuscito. Non vedo l'ora di essere a Ibiza. Su una bella spiaggia bianca. Con un bel costumino leopardato, te lo faccio vedere, eh. Io e la mia nuova moglie, Chicco. La Chicco. Ciao maschiacci! Come va? Male! E come mai ti va male, Saverio? Dicevo, maledetta allergia! Mi prende sempre in questo periodo dell'anno, sai? Senti, Saverio, hai saputo della grande novità? Sì, Bruno mi ha detto tutto. Bruno? Ma come gli hai detto tutto? Ma doveva essere una sorpresa! Ti assicuro che lo è stata. Bruno, ma che gli hai detto? Ma no, non gli ho detto nulla. Insomma, mi state prendendo in giro. Ma no, no, Roberta, stai tranquilla, non mi ha detto niente, stavo scherzando, su. Bricconcello, bricconcello. Mi avevi promesso che lo dirai soltanto quando saremo tutti a tavola, è vero? Tranquilla, lo dirò soltanto quando ci saremo tutti e sarà proprio come vuoi tu, vedrai. Sarà una cosa sconvolgente. Una bomba. Sentite, dai, io mi prendo un altro grappino quasi quasi. Mi volete fare compagnia? No, io vado di là a preparare in cucina. Ma non fare compagnia tu, dai. Oh, mamma mia, ma tu bevi troppo. Bevo perché mi fai agitare, eh? Ah, invece l'alcol mi fa stare più tranquillo. Se lo dici tu, non sono mica convinto, sai. E anzi, ti dirò una cosa, lo vedi questo? Buono però, eh? Questo è il mio ultimo cicchetto. Sai perché? Che te lo regalo. Perché da domani, sai, da domani, basta. Basta alcol! Basta buffate, basta fumare, soltanto tanto sport, vita sana, all'aria aperta, voglio essere in forma, splendido, tosto, bello, muscoloso. Per il mio piccone. Allora sai cosa ti dico? Io ne voglio uno doppio, anzi triplo, perché io voglio essere grasso, brutto e flaccido, così che nessun chiccone avrà mai voglia di venire a importunare. Non sai cosa fare. Chiudo così. Senti, ma che cos'era questa sorpresa di cui parlava Roberta? Una sorpresa. Ma nulla. Soltanto per addolcire la pillola ha comprato un casolare in campagna per tutta la famiglia. Bravo, Bruno, bravo, ecco! Lo vedi che sei un marito meraviglioso, se vuoi? Dai, io ci ho pensato.
Perché non lasci tutto così, eh? No, vuol dire continuare sta messa in scena? Continuare a mentire, eh? Io mento, tu menti, tutti quanti qua meno. No! Se vorrai mentire dovrai iniziare dal tu, perché io non mento più. Basta, basta! Ma dai, Bruno, ti prego, solo per un po', solo per un po'. Dai, lo sai che questi amori possono trasformarsi solamente magari in delle avventure, come succede con le donne, no? No, sorella, rispetta i miei sentimenti. Non è un tuo caso. E poi io tempo non ne ho. Chicco mi ha detto che se non lo dico subito a mia moglie, mi lascia, capisci? Chicco, mi lascia! Non posso! Oh. Ho capito, va bene. E a tua figlia, Alessia, hai pensato? Cosa dirai ad Alessia? Ah, prima la moglie, poi la figlia, e moglie, sapete, sei vecchio. Ma Alessia è grande, ha 15 anni, è emancipata. Poi queste cose ormai ogni giorno succedono. Ah, lei capirà. Sono sicuro che l'amore per suo padre non cambierà. Senti, caro! Hai preso il vino? No, perché è già finito? Eh già, proprio così. E come si fa senza vino? È un guaio! No, certo. Appunto, certo. Bruno, ti spiacerebbe per piacere andare in negozio a comprarlo? Sì, certo. No, Bruno, non ti scomodare, ci vado io, così prendo anche una boccata d'aria, No, tu stai qui, sei un ospite, e anche se sei di casa, resti sempre un invitato, giusto? Sì, senti, Saverio, Roberta ha ragione. Va bene, non vi preoccupate, voi restate qui, comodi, fanti ancora un paio di grappini, eh? Ci penso io, poi devo anche comprare le sigarette. Un po' d'aria mi farà bene. Dai, a dopo. Ciao Bruno. Ciao. Finalmente, oh, Saverio! Finalmente se ne è andato. Aperta, però saranno 10 minuti al massimo. Dai. Ma 10, 20! Ma chi se ne frega, Saverio, io con te non voglio perdere, ma neanche un secondo bacio. Ah, sì, aperta, però dovremmo tornare qualcuno, dai! Ma non torna nessuno, stai tranquillo, Saverio. Bacio. Parole famose. Mamma! Già di ritorno? Sì, caro! Perché ti dispiace? No! Dicevo, hai fatto presto. Buonasera, signora. Buonasera. Ho fatto presto, sì. Perché sai, sono andata in banca e c'era una fila del cazzo che me ne sono dovuta andare. Mio figlio. Quel coglione di mio figlio. Che mi ha detto, vai mamma, vai, tanto non c'è nessuno, farei presto. Certo, ho fatto prestissimo, me ne sono andata. Dov'è che non lo vedo? Dov'è? Bruno è andato a comprare il vino che era finito per questa sera. Bene, ha fatto benissimo. Perché una cena senza vino è come un toro senza palle. Ma per favore, ma dico per una volta. Puoi parlare in maniera un po' più civile? Non so se hai notato, abbiamo un ospite. Insomma, ma che cosa ho detto? Piuttosto, a che ora si cena? Quando la tua telenovela preferita sarà finita. Oh, perfetto, sarò puntualissima. Non so per lei, ma per me mangiare è uno dei piaceri più belli della vita. Ma certo, certo signora, mangiare è uno dei piaceri della vita. E questo nonostante mia nuora cucini da schifo. Molto gentile, grazie. Ma prego, cara. Ricordo che mia mamma diceva sempre: mangiare è meglio che scopare. Mamma! Signora, forse quello era il comandare, sa? No, ma quelli erano altri tempi, sa? Insomma, la fame imperava, si era in guerra. La fame così imperava e più si aveva fame e meno si aveva voglia. Mio padre si lamentava spesso, sa? E diceva, qua non si mangia e non si scopre. Mamma, abbiamo capito! Dai! E poi concludeva... Rosè! Ma che te mi sancavo? Che io mica sono ricchione! Mio padre era salentino, sa? E questo non l'avevamo capito, signora. Vabbè, comunque, mamma, dai, basta, eh? Va bene. Allora io vado nella mia cella a guardare la TV. Certo che la mami non lo sa proprio dove sta di casa il bon ton, eh? Ma parla sempre così.
volte è anche peggio. È proprio più forte di lei. Non riesce a trattenersi, è una rompiballe. Senti, Saverio, ma torniamo dove ci eravamo lasciati. Sì, Roberta, però non è il caso, dai. Roberta! Sì? Che c'è? Per favore, puoi dire a quella stronza di tua figlia di smetterla di farmi gli scherzi col telecomando, che non la sopporto più! Ma lo sai che non lo fa apposta! Alessia è soltanto una bambina! Lei sì, ma io no, sai, e dovremmo ricordargli ogni tanto! E va bene, non c'è problema, glielo dirò! Roberta, calmati, dai, dai, con sempre la madre di Bruno. Situazione, giusto? Sì. Noi due insieme, Saverio, potremmo essere felici. Ti prego, andiamo via, vogliamo tutto. Portami via di qui, lontano, Saverio, lontano, ti prego. E dove dovremmo andare? Non so. Portami a Ibiza! No, no, sì, no, 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 sì, 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 Saverio, sì, sì. No, 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 no. A Ibiza, 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 ti prego. No, 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 no. No, 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 ho detto di no! Ma perché Ibiza è già occupata? Vabbè, senti, se non ti piace Ibiza, puoi anche portarmi in un altro posto, basta che mi porti via lontano di qui. Roberta, ma tu c'hai un chiodo fisso, eh? Te l'ho già spiegato mille volte, non possiamo andare via, perché daremo a Bruno un dolore insopportabile. E come fai a dirlo? E come faccio a dirlo? E poi tu al mio dolore non ci pensi? Ma tu hai me? Sì, ho te. Hai me? Ho te due volte a settimana. E a me, Saverio, due volte a settimana non mi basta più, sai? Saverio, senti, io voglio passare con te tutte le ore, tutti i giorni. Tutti i minuti saremo sempre insieme. E io non voglio mica fare la via di Bruno, eh? E perché Bruno? Che fine avrebbe fatto? Ma no, no, dicevo, la fine di perdere una moglie meravigliosa come te, no? E poi Roberta, dai, diciamocelo, Bruno potrebbe fare anche una fesseria. Ma magari! E così finalmente saremo liberi di sposarci. Sì, ma con un rimorso insopportabile, lo sai. E poi, Roberta, sai qual è la verità, no? La verità è che se Bruno non fosse il mio migliore amico, ma io ti avrei già sposata, no? Sarà anche la verità, però intanto è la scusa perfetta per lasciare le cose così come stanno, eh? Ma non c'è problema, sai? Perché tanto, se non lo lascio io, mi lascia lui. Ah sì? E perché? Io credo che lui abbia un'altra donna. No, no, Roberta, stai tranquilla, questo lo escludo al 100%. Cioè, come fai a essere così sicuro? Boh, come faccio a essere così sicuro? È solo il suo migliore amico, no? Se c'aveva un amante, mi pare che io non lo sapevo. Sarà. Però intanto io ho trovato qualcosa che ha tutta l'aria di essere una prova inoppugnabile. Anzi, te la vado a prendere, aspetta. Dio, Dio, solo la prova inoppugnabile ci mancava. Maledizione, maledizione. Saverio, rispondi tu!
Ma come ti parla? Sono io il tuo piccone! Guardi che io non sono Bruno! Non fa niente, a me mi vanno bene anche i biondi. Ma tu sei biondo? No, signora, spiacente, io sono Bruno! Ma allora sei Bruno? Ma perché prima dicevi di non esserlo? Insomma, sei Bruno sì o no? Signora, io non sono il Bruno che cerca lei, eh? Io mi chiamo Saverio, cioè Sandro Salvatore, mi scusi. Ma che c'è, non ti ricordi nemmeno come ti chiami? O sono io che ti metto in agitazione, maschione? Ma non viene da Dio, faccio sempre questo effetto. Io mi chiamo Chicco Cavallo, di nome e di fatto. Ma tu insomma hai deciso come ti chiami? Guardi signora Checca Cavallo, io mi chiamo Salvatore, non Saverio, che mi sono confuso. Va bene, caro Salvatore della Patria, facciamo così. D'ora in poi ti chiamerò Sassab, una via di mezzo fra Salvatore e Saverio. Ti va bene? Guardi... Però adesso passami il mio Bruno, per favore. Guardi, qui non c'è nessun Bruno, lei ha sbagliato. Arrivederci, arrivederci. Dio, ma questo telefona pure a casa. Telefona pure a casa, impazzito, completamente. E qui è fuso. Oh Gesù, Gesù Santissimo. Ah, ma non si può stare così. Salve! Oh Madonna! Ma chi è? Ma si calmi, sono io! Mi scusi, non l'avevo vista entrare. E se l'hai fatta addosso? Non le faccio così impressione? Ma no, signore, è stata una reazione spontanea, ecco tutto. Come vomitare dopo una cattiva indigestione? Più o meno. Oppure preferisce una cacatina dopo un mal di pancia? Ma non lo so, guarda, faccia lei. Non è importante, su. Senta, io però la vedo piuttosto nervoso. Secondo me è successo qualcosa. Sì. Ma niente che un buon grattino non possa risolvere. Senta, ma invece la sua telenovela, ecco, come va? Oh, siamo a questi. La pubblicità, il cazzo! Due minuti, due minuti. Giusto il tempo di fumarmi una sigaretta. Prego. Siamo alla puntata decisiva, Oh, sapremo tutta la verità, tutta! Oh sì? E perché? Pare che Jeffrey voglia divorziare da Manuela. Ah, ma vede signora, perché io non mi sono mai sposato? Perché poi di questi grandi amori rimane poco, perché la passione si dissolve come nebbia al sole. E cosa resta di questi grandi amori? Cosa resta? Restano i ricordi. I ricordi di notti, di passioni, a gridare. Agnello! Agnello, sì! Agnello continua! Agnello! Oh, Agnello! Agnello, sì! Agnello! Vieni, Agnello! Signore! Ma chi era questo Agnello? Ma come chi era questo Agnello? Era mio marito, no? Un uomo con le palle! Che palle! Guardi, signora, io non le ho mai viste, ma ce l'ho qua davanti a io. Ma non è che vuole un grattino anche lei, magari? No, assolutamente. Non potrei mai bere prima di mangiare. Rischierei di vomitare nel piatto. Senta, comunque i due minuti di pubblicità penso che siano finiti, quindi io torno di là. Ma prego, signora, si accomodi. Agnello! Agnello! Uno schifo! Saverio, eccomi, l'ho trovato. Chi era il telefono? Chi era? Era un uomo chiamato Cavallo. No, non sembra di averlo mai sentito. No, ma non ti preoccupare, Roberta, non ho sbagliato numero. Guarda che anche questa qui è una cosa che succede spesso ultimamente. O riattaccano o dicono di aver sbagliato numero. Ed è un indizio. Ma no, ma quale indizio, Roberta? Quale indizio? La gente oggigiorno ha la testa sulle nuvole, eh? Questi si dimenticano tutto. Moglie, mariti, i figli. Solo i debiti non si dimenticano mai. Sarà, però intanto questa non è un indizio. Questa è una prova. Ma no, ma quale prova? Quello al massimo sarà una sorpresa per te, eh?
Una sorpresa sicuramente, perché qua c'è scritto Francesco barra O. E quindi, o si tratta di una Francesca, o si tratta di un Francesco, a meno che la O non stia per il cognome. Ma certo, la O sarà per il cognome, no? Come ad esempio Francesco Origione, no? Oppure potrebbe essere una coppia, Francesco barra Francesca. Giusto, giustissimo, una coppia di vostri vecchi amici, Francesco e Francesca, no? Eh già, peccato che non abbiamo amici che si chiamano così, ma non importa perché tanto adesso lo apriamo. No, che apriamo? Guarda che Bruno sta per tornare, cosa ne accorge? Ma no, stai tranquillo che sono una maga nel ricomporre i pacchi. Piuttosto, cosa pensi che ci sia dentro? Non lo so, ma dalla forma sembrerebbe... Una mutanda leopardata! Ma no, è più o meno un costume, no? Beh, sexy, però. Sì, sì, è sexy, però adesso mettila via, perché sì, sì. Quello fa per tornare, dai, che poi se ne accorge, ma su. Sì, sì, tranquillo. Però hai visto che avevo ragione? Ma stai tranquilla, Roberta, che... Bruno sicuramente saprà darci una risposta, eh? Oddio, questo pure la mutanda leopardata dentro casa c'ha! Oh, madonna! Ancora, ancora! Pronto? Guardi che lei ha sbagliato un numero! Ma non ho detto niente! Così mancava! Stereo? Sbaglio o non sono ancora? Sì, ma hanno sbagliato ancora! Lo vedi? Sì. Cosa ti dicevo? Sempre così ultimamente. Hanno sbagliato perché... Eccomi qui! Sono di ritorno. Due bottiglie bastano, vero? Sì, vero che sì. Ok. Grazie. Ok, a dopo. Tutto bene qui? Sì. Benissimo. Averio, fuori c'è un tempo bellissimo. Ah, mi fa proprio piacere, perché invece qui dentro c'è una tempesta. Addirittura. Okay. Ma vaffanculo, vaffanculo! Vaffanculo! Maledetti questi registi, non li farei alla braccia, infatti! Mamma, che succede? Sono degli imbecilli! Ecco cosa succede! Chi ce l'ha? Le telenovelas. Lo sapevo che sarebbe finita così, lo sapevo! Jeffrey ha divorziato da Manuela! Signora, abbia fede che ritorneranno insieme, su! No, non è così! Anch'io lo pensavo prima, qualche puntatina lì, si mollano, poi divorziano, poi si rimettono, fanno, sai come sono queste fiction, invece no, non è così, adesso è tutto più complicato. Mamma, sì, tranquilla, sarà sicuramente così, qualche puntata, qualche colpo di scena e torneranno insieme. Ma no, ragazzi, ve l'ho detto, adesso è tutto più complicato, non si può, perché Jeffrey si è innamorato del suo datore di lavoro. Aldo! Jeffrey! È Regione! Oh, madonna, pure lui! Arribile mia questa! Ma non mi ricordo pure il piatto di nozze! Non me lo dica! Non me lo dica, non mi viene che fanno in pizza, La città dell'amore, wonderful! Saverio, mi dispiace per te, siamo sempre di più. È già. Bruno, ma perché sto guaio doveva capitare proprio a te? Perché? Ma perché dici guaio? Lo vuoi capire o no? Io con chi cosa? Sono un uomo felice. E poi, non si sa mai, può capitare a chiunque. Potrebbe capitare... Potrebbe capitare anche a te. Ma lo vedo, Satana! Esagerato. Guarda che a me non capiterà. Davvero? Sì. E che ne sai? Pensi che io lo sia sempre stato? Ah, effettivamente, se ci penso bene, a scuola... Ma non ci voglio pensare, perché tanto a me non succederà! Sai, Saverio, io ho sempre avuto una coppia per te. Anzi, un po' me ne rammarico. E non te ne rammaricare proprio! Anzi, sai, penso proprio che sei stato tu il mio primo amore.
Qualche volta te l'ho anche sognato. Però questo dico non lo sanno, glielo diciamo. Senti, senti, a proposito, il tuo orecchione, chi corre? Ha chiamato a casa, ma che sei impazzito? Ma tranquillo, chiama soltanto con molta attenzione. Risponde solo se sento una voce maschile. Ma meno male che ho risposto io! Ma che cosa ho detto? Che cosa ho detto? Ma niente, niente di importante. Ma ti ho detto che aveva sbagliato numero. Ma perché? Poteva essere importante. No, no, te la dico io una cosa importante. Tua moglie, Roberta, sai che cosa ha trovato? Il costumiero bardatto! Bello, vero? Fa schifo. Ma sei bellissimo. No, no, fa schifo. Non ho pagato un sacco di soldi. E fa schifo lo stesso. Ma l'ho comprato da Fefè. E fa schifo pure Fefè. Qua fa schifo tutto coso. Ma lo vuoi capire che Roberta ha quasi capito tutto? Ma l'hai capito tu o no? Che io lo voglio rendere pubblico. Ti è chiaro o no? Bruno, ma che cosa accadrà adesso? Che cosa vuoi che accada? Tu, divorzieremo. Che cosa vuoi che succeda? E lei andrà col suo amante. Scusa? Hai detto che Roberta ha un amante? Non lo so, non ne sono sicuro, ma credo di sì. Ma comunque non è un problema, sai? Anzi, io sono felice per lei. Soltanto spero che questa sera, quando le dirò di Chiccone, anche lui verrà allo scoperto. Che lei mi dica chi è. Ma perché? Proprio stasera? Ma no! Saverio però, tu sei scemo secondo me, lo vuoi capire? Prima glielo dico, prima divorzio, prima divorzio, prima mi sposa con Chiccone. A proposito, sarai tu il nostro testimone di nozze. Ma non se ne parla assolutamente proprio. Io ho già fatto il tuo primo matrimonio, quello con Roberta. Non voglio sapere discussioni, sarai tu. E poi l'ho già detto alla sposa. Chicco, la checca. Avanti. Ciao papà, ciao Saverio. Ciao Alessia. Bella di babà. Finalmente sei tornato. Ma che cos'è questa roba funerale? Ho preso 4 al compito di italiano. 4 al compito di italiano? Ma scusa, ma tu scrivi benissimo. Infatti, infatti, è tutta colpa di quel cretino del prof di italiano. Cioè, prima ci fa... Ragazzi, la verità è un valore importante, oserei dire fondamentale. Perciò siate sinceri e fate il compito come se vi guardaste davanti allo specchio. Beh, adesso mi sembra un ottimo consiglio, no? E infatti così ho fatto. Ho scritto in tutta sincerità come la penso sui gay. E lui mi ha messo 4, hai capito? 4! Ma io sono sicura che l'ha fatto perché è un frocio! Ma pure lui! Ma perché mi corri? Scusa, tu che cosa hai scritto? Ma niente di che, ho scritto che non c'è niente di male ad essere gay. No. Che devono avere i loro diritti. E che per me possono sposarsi, vivere insieme e fare tutto quello che vogliono. Hai sentito? Bravo, lo sapevo che avevo cresciuto una figlia meravigliosa, brava, brava. E poi ha scritto che solo quando li penso a fare quelle cose a me mi fa senso. Ma tutto qua. Come tutto qua? Tutto qua cosa? Ma certo, Bruno, se la piccolina gli fa schifo pensare a gay, è normale che le dica la verità. Brava piccolina, che ha detto la verità, le fanno schifo. Beh, abbastanza. Ma passate un giorno. Ma il professore ha fatto bene a metterti 4. Avrei dovuto metterti 3, 2, 1. E 0, dai Bruno, stai calmo, su. Ma che modo di ragionare sono questi? Guarda, se fossi stato io il tuo professore italiano, ti avrei cacciato dalla laurea. Tu riduci tutto a un fatto di sesso. Senti papà, guarda che io ho anche degli amici gay. Andiamo in discoteca, al cinema. E se lo vuoi proprio sapere, a me mi stanno pure simpatici questi. Scusa, allora? È solo che quando li penso a fare queste cose... Ti sono quelle cose, ma ci devi pensare. Io ho capito, ma se le penso... Ma Bruno, se la piccolina gli fanno schifo i gay, è normale che le lo dica, dice la verità. Brava Alessia, brava! Così si fa, eh? Ma bravo un corno! Ma vai in camera, dammi il telefonino! No. Via, vai, vai, vai! Insomma, ma si può sapere cosa sta succedendo? Che cosa? Che cosa è successo? Che tua
questo sa, ha 15 anni, ma ragiona come una settantenne. Alessia, cosa sta succedendo? Niente, ho solo detto che non mi piacciono i gay e qua è scoppiato il finimondo. Me non ne voglio più parlare, guarda, me ne vado in camera mia. Ecco, brava, vai, e basta con quel telefonino. Senti, mamma, me lo dici quando è pronto che c'ho la fame? Ah, a stecchetto devi stare, a stecchetto. Ma insomma, Bruno, ma non ho capito, ma perché te la prendi così tanto? Lo sapevo che avresti detto così, lo sapevo. Ma insomma, ma uno crede di avere una figlia moderna, di averla cresciuta in modo emancipato, e invece scopri che ragione come mio nonno. Tua figlia dice soltanto quello che pensa, no? E pensa male. Ma scusa, ma lo volete capire o no? Che siamo nel 2019, quando lei avrà la mia età, gli uomini saranno su Marte. E quindi cosa c'entra con i gay? Non ho capito. C'entra. Perché il mondo sta cambiando. E i gay fanno parte. L'amore non è più a senso unico. No, ormai è un'autostrada a 6 corsie, con ponti e gallerie. Sono uomini nati dalla provetta. Gay. Uomini che fanno la fecondazione artificiale. Sempre gay. Uomini mutanti dalle mille facce. Tutti gay. Ci sono uomini con padre, senza padre, con una madre, senza madre, con due madri, con due padri, insomma di tutti i tipi. E quando finalmente saremo 50 miliardi di persone su questa terra, allora poi finalmente... I gay saranno la maggioranza e domineranno il mondo! Sai che schifezza! Bravi, complimenti, bravissimi. E tu ragioni come tua figlia. Senti Bruno, io dico soltanto quello che penso e tua figlia evidentemente fa lo stesso. Bruno, stai calmo. Sulla terra c'è posto per tutti, eh? E poi, se a tua figlia e a tua moglie fanno schifo i gay, che vuoi impedire di dire la verità a tua moglie e tua figlia, Giusto. Ma il soccorno è sempre un po', cara. Se io ti dicessi che sono gay... Ti direi, caro, che mi fai schifo e che faresti schifo anche a tua figlia. E anche a tua madre! Yeah. Allora, sapete che cosa c'è? Io mi dimentico di avere una moglie, una figlia, e sai che ti dico, pure una madre. E ti devi dimenticare pure di aver avuto un padre, perché se fosse vivo, lo sai che cosa ti direbbe? Cosa? Che orecchione non si scorda, mamma. Quello è lo zappatore. Oh, zappatore ricchione. Pure lo zappatore ricchione, questo è troppo, eh? Insomma, questo mi fate parlare sì o no? No! Ma chi ti ha chiamato? Non sai che dovete le novelas? Ci sono i 2 minuti di pubblicità! E comunque, se ci fosse tuo padre qui, sai che cosa ti direbbe? La verità ti direbbe, solo la verità! Mamma, la verità è che mia figlia ha preso 4 accordi di italiano, che devo fare i salti di gioia, eh? E capirai! Ha preso 4 accordi di italiano! Penso se ti avessi portato a casa un bel bambino! Mamma mia! Ma c'ha ragione tua madre, Bruno! Ma dai, ma non bisogna farne una tragedia, su! Ma su, Bruno, andrà meglio la prossima volta, no? Eh no, qua vi sbagliate! Qua vi sbagliate, perché qui casca l'asino! Bruno! Mamma mia! Non gli è successo? Invece di casca l'asino, è cascato lui! Saverio.
Vedi! Mi arrono fuochi! Cena, compra una casa e poi che fa? Ci lascia. E perché? Perché ha scoperto
certo di essere un frocio! Dopo 15 anni e una figlia! Non è giusto! Roberta, ma cosa credi? Non è facile neanche per me! È un anno che mi ha rovinato il cervello! E lui te lo può dire! Saverio! Oh, io non sapevo nulla! Ho scoperto tutto solo oggi, te lo giuro! Te lo giuro, è stato difficile anche per me, è un anno che mi arrabbia il cervello, che mi dico, Saverio, Bruno, non dire nulla, Bruno, tu non sai come reagiranno, non sai come reagirà tua madre, tua moglie, tua figlia, non lo dire ancora, prova magari col tuo migliore amico. Però è vero che lo sapevi! No! Ma tu sei un vigliacco, sei! No, no, giuro che io non sapevo niente, Bruno te lo può confermare, Bruno! Non confermi! Sì, confermo. Hai visto? Hai visto? Ha confermato. Calma, allora, sentite. Roberta, io ho organizzato questa scena per dirlo a te e a tutti, una volta e per sempre. Roberta, perché io ho incontrato l'uomo del mio destino, l'altra metà del cielo, la mezza mela che mi mancava! Ma cosa c'entra la mela? Si era sbagliato, forse voleva dire la banana. Roberta, io immaginavo che sarebbe stato difficile per te, ma non pensavo fino a questo punto. Roberta... Non siamo alla frutta! Ma dai, ma Saverio, ma lo senti come parla? Ma te l'ho detto che ormai sono la banana, vuole! E basta, Saverio! Ma poi scusami, ma tu che cosa te ne fai di un uomo che non ti ama più, eh? E poi diciamoci la verità, neanche tu provi più per me la stessa cosa, o mi sbaglio? Ma che bravo, che furbo! Ma certo che non provo più niente per te! E come potrei con un uomo che non mi degna più neanche di un'attenzione, eh? Che mi tratta come se fossi una schiava, sua figlia come un incidente di percorso, sta a casa come la più squallida delle trattorie. Ma vedi, vedi con ragione, ormai per noi è finita, non ha più senso continuare così, è meglio che ci lasciamo, senza rancore, amici come prima. Cosa ne pensi, Robertina? Che ne pensi? Saverio, tu cosa dici? Io? Io, forse è meglio se sto zitto, eh? Hai calcolato tutto, vero? Tutto. E invece qui ti sbagli, caro. Perché hai dimenticato un piccolo particolare. Un piccolo particolare? Già. E quale sarebbe? Saverio. Io? No, io non c'entro niente, eh? Saverio? Scusa, questo Saverio? E che cosa c'è? Ma non l'hai ancora capito? No, sarò stupido, ma no. Saverio, caro mio, c'entra e come? Mi spiace, sai, ma anche tu ti dovrai subire la tua bella dose di umiliazione. Comunque non ti preoccupare, che te lo dirò a tempo debito. Adesso dobbiamo andare di là, perché abbiamo una figlia che devi dare spiegazioni. O te lo sei scordato? Sì. Andate pure voi, io vi raggiungo tra poco, il tempo di prendere un altro grappino. Io non me lo sarei mai aspettato che mi capitasse una cosa del genere, invece è capitato proprio a me. Ma perché proprio a me, maledizione? Perché? Allora. Sì, pronto! Ciao, Tata, sei tu? Sì, perché? Speravo tanto che mi rispondessi tu. Sì, ma perché? Hai una voce così... calda, profonda, eccitante. Guarda che a me le banane non mi piacciono, quindi taglia corto e dimmi che cosa vuoi. Ma certo, non ti arrabbiare, era solo un complimento. Io volevo solo sapere se il mio Bruno ha parlato di me a sua moglie. Sì che gliene ha parlato, gli ha detto tutto, sei contento? Ma certo, non potevi darmi la risposta più bella di questa. Tu, come credi che andrà a finire questa storia? Male, molto male finirà. Perché dici così? Perché dici così? Perché ci sono altre verità che non sai e che stanno per venire a galla, ma adesso non te le posso dire. Le chiamami più tardi. Maledizione, maledizione. Solo chicco ci mancava. Dove sei? Dove sei? Ma come hai potuto? Ma come hai potuto farmi questo? Lo sapevo, non mi dovevo fidare, mai fidarsi degli amici, mai, ma perché? Perché? Bruno, lasciami parlare, ti prego, lasciami spiegare, ti posso spiegare tutto. Ma perché hai rimanendo entrato? Io mi con una pistola.
Bruno, ti prego, fammi spiegare, ti prego, ti giuro. Ma fammi spiegare, ma alzati. È tutta una finta. Scusa, ma non ho proprio una reazione, no? Ho appena scoperto di essere corduto. Ma sono il corduto più bello del mondo. È benissimo, il mio piano è perfetto. Capisci? Ha un amante, dovrò per forza dargli il divorzio. Che bello, evviva, che bello. Bruno? Stoppami, benedetto, non hai potuto... È meglio che non dico che sei tu, eh? Ma dico io, ma come hai potuto? Io non ti ho mai fatto mancare nulla! No, amore, solo l'essenziale! Ah, bravo! Ma quello ci pensava lui, eh? Il mio amicone, il mio caro amicone! Ma adesso basta, eh! Ma che vita! Fate la faccia, via! Fuori! Fuori da casa! Ma certo che ce ne andiamo! Non vediamo l'ora di andarcene! Ma quello l'ho capito, Bruno! Ma perché te la prendi così tanto? Non era quello che volevi? Certo, sì! Ma non con lui! Ma dico io, ma con tanta gente! Ma proprio con mio migliore amico, ma perché? Ma perché, caro Saverio, non è come tutti gli altri uomini. No? No, Saverio a letto è un ciclone. Io ho sempre avuto una cotta per lui, lo sapevo. Un ciclone. Beata a te, beata a te. Un ciclone addirittura. Senti, Roberta, perché non te ne vai un attimo di là? Io devo dare delle spiegazioni morali al mio amico Bruno, eh? Dai, va bene, dai. Dagli pure tu le spiegazioni che vuole. Su, su. Oh, finalmente se n'è andata. Ah. Oh. Ah, Bruno, però ti prego, fammi spiegare, ti prego. Ma che vuoi spiegare? Lascia stare, ormai più è fatto. Ma senti, piuttosto, dimmi solo una cosa, ma da quanto tempo conosci questa storia? Qualche annetto, sai. Addirittura. Tu hai iniziato a giocare a poker. Ah, il poker! Bravo, ecco perché non volevi mai venire. Ma no, Bruno, lo sai che a me il poker mi fa schifo, dai. E certo, preferisci lo scopone. Ma no, dai, Bruno. E poi, se lo vuoi sapere, non sono stato mica io a iniziare, eh. Roberta mi ha approcciato e voleva... Lascia, questi dettagli non mi interessano, eh? E anzi, adesso che è andata via, te lo posso anche dire. In realtà, sono felice che sia tu il suo amante. Tu sei una brava persona. E sono, sono sicuro che Roberta con te ti sarà felice. Però... Però... Saverio... Promettimi che siamo ancora amici. Sì? Promettimi che mi vorrei ancora bene, certo! Sì? Certo, promettimi che... ancora bene! Promettimi che ci diremo tutto come quando eravamo ragazzini! Tutto, sicuramente! Ma dove stai? No! E che io ti vorrò ancora bene, eh? Saremo ancora amici, però giurami! Sì? Che staremo sempre solo! Solo amici! Solo amici, ma amici! Il migliore amico! Dopo mia madre, Alessia e Chicco. Tu sei al quarto posto! Sì, sì, ma il quarto posto mi va benissimo. Non ti preoccupare, non è male il quarto posto, Ma dai, dai. So, amici. Bruno, ma che cosa succederà adesso? Che cosa vuoi che succeda? Sapete, io divorzerò da mia moglie, insomma. E sposerò il mio Chiccone. Tu sposerai Roberta. Ma io non la volevo sposare! E che la volevi solo scopare! Sì! Cioè, no! Non lo sai come la penso sul matrimonio, no? Dai! Sì, Saverio, lo so che per te il matrimonio è un tabù, ma ti dirò un segreto, amico mio. Le donne vogliono tutte la stessa cosa. Mettere su famiglia. No, sposarsi. Andare all'altare. Il bouquet! No. Saverio, il bouquet! Vogliono il velo lungo. Con lo strascio, Saverio, lo strascio! Anche, non importa l'età, eh? Anche mia madre, quella pazza! Se trovasse qualche disperato, Anche lei vorrebbe andare lungo la lavanda con lo strascio. Alessia! Alessia, ma dove vai? Vieni qua! Alessia! Alessia! Sono dei bastardi! Mi fanno schifo tutti e due! Non voglio vedere più nessuno! Alessia, ma dove vai? Quella è la mia stanza! Parli del diavolo! Spuntano le porte. Ma
senti, ma che succede? Ma come che succede? A me devi dire che succede! Tu e tua moglie avete fatto un gran casino! Quella poveretta è troppo, ha solo 15 anni! Effettivamente, Bruno, è un po' troppo quello per una bambina di 15 anni. E lei ce ne ha messo un bel po' di quel troppo! Mamma, per favore, non fare come al solito, non ti bicciare, eh? Tu non conosci i fatti! Ma che fatti e fatti devo conoscere? Il tuo caro amico che si scopava la tua mogliettina qua, sotto i tuoi occhi! Ma tu non li vedevi, no? Perché lui aveva occhi solo per il suo chiccone! Scusate, io forse è meglio che raggiunga Roberta, eh? Vada lei, vada dalla sua piccioncina! Alessia, tesoro della nonna, apri, su! Ma guarda un po' in che casino mi avete messo! Ma che cosa c'entri tu, scusa? Ma come che c'entro io? Ho appena scoperto di avere un figlio gay e una nora troia! Ma sei ancora poco? Ma mamma! Ma scusa, ma nelle tue telenovela succede molto di peggio, no? Dovresti essere abituata! Ma quelle sono fiction! Brava, brava, quelle sono... Questa è la realtà. E la realtà non si giudica. Sai che si fa? Si accetta! Bravo, bravo! La realtà, sai qual è? Che abbiamo un gran cacatone che sta facendo una puzza terribile e dobbiamo trovare una soluzione che vada bene a tutti. Mi sono spiegata? Sì, mamma, ti sei spiegata, tranquilla. Ho un piano. Ho calcolato tutto. Alessia, tesoro! Dai, Alessia, cuore di nonna, apri la porta! Non voglio vedere più nessuno! Ho la nausea! Sei sicuro di aver calcolato tutto? Ma sì, mamma, tranquilla, è solo arrabbiata. Alessia! Dai, Alessia, lo so che sei arrabbiata, su! Ma insomma, la nonna non c'entra niente con questo cacatone! Il cacatone non l'ho fatto io! Su, Alessia cara, dai! Ho detto di no! Mamma, scusa, ma lasciamone un po' di tempo, eh? Un po' di spazio! Neanche per sogno! Alessia! Alessia cara, dai, su! Alessia! 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 Mi hai rotto i coglioni! Alessia, esci da quella stanza che devo guardarmi la puntata! Alessia! Non te la vado! Ah, entra pure, in fondo tu non hai colpe! Oh, e finalmente l'ha capito! Oh, Alessia, Alessia, aspetta, ascoltami! Ti prego, lasciami spiegare! Non mi toccare, eh! Ma ti prego, fammi spiegare! C'è poco da spiegare! Guarda che ti ha sentito, cosa credi? La realtà non si giudica, si accetta! E beh, sarà pure così, ma meglio avere un padre gay, non mi va proprio di accettarlo, va bene? Va bene, senti, io lo so che sei arrabbiata, è normale essere arrabbiati quando qualcuno sconvolge la nostra realtà. Io non sto arrabbiata, sto incazzata! Va bene, io capisco i tuoi sentimenti, va bene, lo capisco, ma ti assicuro che avrai tutto il tempo, va bene? Avrai tutto il tempo che vuoi. Io aspetterò. Grazie, sei proprio un padre comprensivo, eh. E poi ti voglio dire una cosa. Nonostante tutto, nonostante quello che è successo, tra di noi, Alessia, non è cambiato nulla. Rimane tutto come prima. Tu sei mia figlia e io ti voglio bene. E vieni prima di tutto e di tutti. Hai capito? Ho capito. Non sono mica sorda. Ma adesso cosa succederà? Io con chi andrò a vivere? Con chi vuoi tu? Puoi stare con Saverio e la mamma o con me, la nonna e Chiccone? Ma io questo Chicco neanche lo conosco! Vedrai, è una persona deliziosa, sono sicuro che ti piacerà. E dove andrò ad abitare? Quale sarà la mia casa? Dove vuoi tu, tesoro mio? Dove vuoi tu? Puoi stare in campagna con Saverio e la mamma o in città con me, la nonna e Chiccone, oppure un po' di qua e un po' di là. Come vuoi tu, tesoro mio? Tutto quello che vuoi tu. Alessia? Alessia, amore, Alessia, come stai? E come vuoi che stia? Ho solo una gran voglia di vomitare. Alessia, mi dispiace averti parlato in maniera così aggressiva, ma tuo papà mi fa arrabbiare, io ho perso la ragione. Alessia, però senti, io ci tengo a dirti una cosa. Che le cose non cambieranno, che tu non ti devi preoccupare, perché tu per me sei importante e sei e sarai sempre la... La cosa più importante di tutto e di tutti! Ma basta con queste sceneggiate, eh! Basta! Tu e papà mi sembrate un disperato!
dei. Cosa credete? Che solo voi avete la vostra vita da vivere e da godere, eh? No, perché anche io ho le mie ambizioni, i miei progetti e i miei sogni. Certo, amore, noi ti aiuteremo a realizzarli. Ma cioè, niente. Insomma, anche io ho i miei problemi e tanti casini da sistemare. Ma amore, certamente, ma... tesorino. E anche con i tuoi problemucci, anche con quei problemucci lì, la mamma e il papà ti aiuteranno. Sì. Siete sicuri? Ma certo. Sicurissimi, amore. Vabbè, allora io ve lo dico. Sì. Dimmi tutto a bambino a mammina. Mamma? Papà? Io sono incinta. Alessia, ma cosa vuol dire sono incinta? Quello che ho detto, che sono incinta. Ma sei sicura? Ma sì che sono sicura, ho fatto il test di gravidanza 3 volte, aspetto un bambino. Ma come un bambino? Oh, un bambino, ve lo ricordate come ha fatto un bambino? Mamma mia, guè, un bambino. Ma io non ci posso credere. È così, volevo dirvi tutto stasera, ma voi due mi avete anticipato. A volte la semplicità capita giusto a puntino, giusto il tempo di una sigaretta. Allora ragazzi, avete trovato una soluzione? Cos'è la storia del funerale? Nessun funerale, nonna, c'è solo un'altra novità. Ah, bene! Credevo avessimo raggiunto il top! No, mancava la ciliegina sulla torta. Ma dai, e qual è? Nonna, io sono incinta. Come? Proprio così, mi dispiace. Oddio, Alessia! Ci posso credere. Sì. Ma è meglio di una fiction! Disgraziata, ma come hai potuto? Tu hai solo 15 anni! E beh, pensi che le stronzate si fanno solo a 40? Giusto! Ci sono stronzate per tutte le età! E vabbè, dai, comunque, innervosirci a questo punto non serve a niente. Alessia, prendiamo atto della tua stronzata. Grazie. Prego. Va bene. Stiamo calmi. Però, tesorino mio, tesoro del mio cuore bellissimo, posa questo telefonino per favore e adesso tu ci dici, mi dici, chi è il padre? Il padre? Chi è? Il padre è... Non lo so chi è il padre. Alessia, ma cosa vuol dire non lo so chi è il padre? Ma cosa vuol dire? Non lo so chi è il padre. Vuol dire che è stata con tanti uomini, no? Hai iniziato presto gioia di nonna. Ma almeno, Alessia, lo sai quando è successo? Ma sì. Sarà successo tutto durante la settimana di occupazione a scuola. Che siamo stati lì a fare autogestione. Autogestione? A fare l'amore, diventate disgraziato! Ma come hai potuto metterci in questa situazione? E beh, voi di certo non siete stati da meno, eh. Sentite, prima che la puzza arrivi in tutto il palazzo, cerchiamo di trovare una soluzione, eh? Mamma, per favore, non è il momento, non scherzare! Ma chi scherza, caro? Dico solo che questo catatone ormai... fa una puzza! E dobbiamo sì trovare una soluzione e tirare lo scarico, eh? Che ne dite, ragazzi? Ma non è colpa mia, non l'avevo calcolato, non fa parte del piano! Ma sì, ma e poi comunque non è facile trovare una soluzione, qua bisogna riflettere! Beh certo, sì! Rifletti, cara, rifletti! Rifletti anche tu, tesoro mio, sì, riflettete tutti! E poi fatemi capire che fine devo fare! Cosa facciamo? Senti papà, io non lo voglio questo bambino. Non lo voglio. No, vuoi? E che facciamo? Lo buttiamo nell'immondizia? Non lo voglio questo bambino, non lo voglio. Io voglio abortire. No, cara, di questo non se ne parla nemmeno. E perché? Perché è illegale.
perché... Illegale! Non sarà di certo la prima né l'ultima che abortisce a 15 anni. No, amore, non sei né la prima né l'ultima. Però a me delle altre non mi interessa niente. Tu sei nostra figlia e sei minorenne. È responsabile delle tue stronzate siamo noi. Siamo noi, esatto. E noi un omicidio non lo facciamo. Oh, non lo voglio questo bambino, non lo voglio! Insomma, sono solo una bambina. 15 anni! Sì. E per fare certe cose non è mica una bambina però, eh. E no, cara, troppo tardi. Esatto. Benvenuta nel mondo dei grandi, tesoro. Comunque, Alessia, senti. Questo bambino non ha nessuna colpa e ha tutti i diritti di nascere. Adesso tu sei sconvolta, non vedi altre soluzioni, però non ti devi preoccupare, perché io e tuo padre ne troveremo una, esatto, giusto? Esatto, la mamma ha ragione. Troveremo una soluzione, eh? Faremo come se fosse successo nulla, eh? E come facciamo, Bruno? Non lo so, ma che cosa faremo, eh? Tu continuerai ad andare a scuola, eh? Va bene? E la tua reputazione, la reputazione della nostra famiglia, non ne risentirà. Come, Bruno? Non lo so ancora, però troveremo una soluzione. Dai, adesso andiamo. Su. Dove andiamo? Dove? Cercare di tirare lo scarico, dai. Andiamo. Dai, Alessia, su, avanti. Su. Dai. Andiamo. Una. Vuoi che te lo racconto? Hai detto qualcosa? E allora niente sogno. Vuoi il succo d'arancia? Vuoi un po' di caffè? Insomma, Bruno, puoi rispondere sì o no? No. Sono 3 giorni che non mi degni di una parola e io non so neanche quello che ho fatto. Quello che hai fatto lo sai benissimo e non fare la strega per Nicolona, che tanto non funziona. Quello che non funziona lo so io cos'è. È tutta colpa tua, dopo quello che ho visto. È crollato tutto, ecco. Ancora quella storia. E basta, si trattava solamente di un vecchio amico. Sì, un vecchio amico. Un vecchio amante. Un vecchio amico, quante volte te la devo ripetere? Non ti credo. Insomma, basta. Dimmi quello che devo fare per farmi perdonare.
Sono disposta a tutto. Insomma, basta! Non ce la faccio più, guarda che me ne vado via! Brava, dici sempre così, però poi non te ne vai mai. Guarda che questa volta, se non mi perdoni davvero, io me ne vado per davvero e non mi vedi più. Hai capito? Sì, sì, come no. Te lo giuro, sulla cosa a cui tengo di più al mondo. E cosa sarebbe? Il costume leopardato che mi hai regalato nel nostro viaggio di nozze di Ibiza. Ti ricordi? Oh, sì, oh. Che bei ricordi! Quelli sì che erano bei tempi, eh! Sì. Ah! Che ricordi! Ah! Che ricordi! Ti ricordi? Eravamo lì al mare e c'era su quella spiaggia, era bellissimo, e c'era quella canzone in sottofondo e c'erano tutte quelle persone che ci guardavano e noi eravamo lì, c'erano le stelle, c'era il mare, c'era quell'odore incredibile, era fantastico, c'era quella canzone che faceva. Io sono qui con un pizzico di nostalgia, magia, e mi sento ancora a casa mia. La sensazione unica. Lo sapevo! Lo sapevo che mi avresti perdonata! Ti perdono, grazie. Ti perdono! Ma sì, soltanto... Che bello, sono proprio felice! Ti piace? Sì. È abbastanza grande? Direi! Direi! Adesso però non puoi più tirarti indietro! No, sto sudando tutta, ma non mi posso tirare indietro, non ti preoccupare, non mi tiro indietro! Devi farci assaggiare le tue famosissime... barchette di zucchine col tonno! Ma certo, non ti preoccupare! Ma io con questa zucchina, invece delle barchette, ci faccio un incrociatore! Allora, sbrighiamoci, dai, andiamo a preparare! Sì, dai! No, però io ho paura! Ho paura tanto di questa zucchina! Ma come? Sì, perché ho paura di tagliarla! Oh, Chico, dai, su! Sì, mi fa tanto paura, sto sudando! Ma basta, è solo una zucchina! Guarda che una zucchina così tu te la sogni! E va bene, non litigate! La zucchina la taglio io, va bene? Adesso però andiamo, sbrighiamoci! Va bene, vado a prepararmi! Ciao, amore! Ciao! Ciao! Andiamo, mamma! Vai, vai, vai! Sei contenta di me! Ma chi me l'ha fatto fare? Avanti! Ciao, va! Oh, bello di papà! Ciao! Mua. Mua. Ma come stai bene? Grazie, sì, sto benissimo! Se non fosse per la mamma che rompe sempre i coglioni! No, adesso ti prego, non iniziamo con le parolacce, eh! La nonna ha detto che ogni tanto le parolacce si devono dire! Ah, si devono dire? Sì, per vincere la timidezza, sfogarsi e rafforzare la propria personalità! Che stupidaccia! Senti, lasciala perdere tua nonna, ma piuttosto Saverio e tua mamma? Si sono fermati per le scale, c'era la signora Romina a parlare, così io mi sono avviata. Mamma mia, questa signora Romina sembra indagare, a chiedere, a fare domande sul bambino. Mamma mia, le rompi coglioni! Ma papà! Vabbè, non fa niente, ogni tanto si possono dire quello di quello, tu non esagerare, che sennò poi diventa fuori. Olezia, cara! Ciao, sei già qui! Ma sei informissima, tesoro!
tesoro. Grazie, sì, sto bene. Se non fosse per qualche bruciore di stomaco. Ma sì, non preoccuparti, cara, quelli sono i capelli, sai. Ma no, nonna, sono mesi che non faccio una tintura e li lavo solo una volta a settimana. Vabbè, vabbè, basta con queste stupidate. Cara, quelli sono i capelli del bambino. Effettivamente, però, devo dire che la pancia si vede appena, eh? Eh sì, è tutto merito della panciera speciale di mamma. Ma che qua dov'è? Ah, eccomi, sono qui! Okay. Ciao! Stai proprio bene con questa pancia, eh? Ma sì, guarda che paparino dice sempre che con questa pancia sono uno splendore. Ah, se lo dice papà! Beh, papà poi se ne intende di uomini. Mamma, sempre queste battute! Oh no, tesoro, dai, è una battuta per Bruno, dai, su, insomma! Va bene, dai! Chicco, ma che cos'è questo odorino? Ah, questo odorino è una prelibatezza che fa invidia a tutti i ristoranti Michelin in città. Sono le mie barchette intorno con le zucchine! Le tue famose zucchine! Finalmente le assaggiamo, eh! Finalmente sono sicura assaggiamo. Che saranno buonissime! Certo! Se non le fa bruciare! Ah! Stanno bruciando le zucchine! Ah! Tesoro, vado ad aiutarlo, scusami! Sì, va, nonna! Certo, vanno proprio d'accordo, eh! Anche troppo, culo e camicia! Chi l'avrebbe detto? Ma sai, le cose cambiano. Le persone cambiano, eh? Ed è per questo che sono sicuro che tra qualche anno sarai contenta di aver tenuto questo bambino, eh? Vedrai, noi siamo avanti. Sono loro questi, mi sa. Mamma mia, che faticaccia queste scale. Eccole qui. Ciao, piccioncini. Ciao, Bruno. Ciao, Saverza. Ma come mai tutto questo tempo? La solita telenovelas, no? Come va la gravidanza, sarà maschio, sarà femmina, quando nascerà, una scocciatura totale. No. Di che cosa ti meravigli? Cosa ti meravigli? Voi donne siete tutte uguali, eh? Sempre lì a chiedere per sapere, giudicare e poi criticare. Beh, se era per me tutta questa commedia si poteva pure evitare. Senti Alessia, non ricominciamo, Guarda! Che se faccio finta di essere incinta, lo faccio soltanto per il tuo bene, non pensare che sia facile. Esatto. Certo. È come dice tu. Certo che questa storia del tutto incinta è stata un'idea geniale di Chicco. Eh sì. Era tanta la voglia di Chicco di rimanere incinta che anche se per finta è stata contenta. E poi di tesoro, hai visto la signora Romina, no? Che vuole, tutti che vogliono sapere di questo bambino, di chi è, di chi è, che pettegolo. È per questo che l'abbiamo fatto. Tutte insieme. Persino la nonna, sarà disposta a dire di aver fatto la fecondazione artificiale, pur di non far capire di chi sia il bambino. Tutti qui con te. Ho capito, ma quando nascerà il bambino, no? Cioè, ma di chi sarà? Alessia, ma è ovvio. Quando sarai a casa di Bruno, il bambino sarà Chicco. Dopotutto, pensano tutti che sia una donna. E quando invece sarai in campagna, penseranno che è di tua madre. Scusate, la nonna? La nonna dirà di averlo perso per via dell'età. Sì, ma allora perché abbiamo dovuto far finta che la nonna fosse incinta? Alessia, ma è ovvio. Non sapevamo quanto sarebbe durato l'amore tra te, tra Bruno e Chicco, no? E quindi abbiamo preso la nonna in modo che se fosse nato il bambino sarebbe stato il suo. Cioè, in pratica la nonna fa da riserva. Sì, cioè, non fa da riserva. Basta la possibilità, piuttosto, qualcuno vuole qualcosa da bere? No, aspetta, io no, grazie. Drippino? Sì, ma non ti disturbare che so dove sei. Via. Vabbè, tutto lì, lo sai. Però tesoro, adesso dammi il telefonino, E per favore, dici perché ci hai voluto tutto qui, Non ci avrà mica combinato qualche altro casino, né Alessia? No, nessun casino, mamma. Anzi, sono convinta che questa notizia mi farà piacere. Allora, l'altro giorno mi sono vista con Andrea. E chi è Andrea? Ma come chi è Andrea? Il padre del bambino, no? Come il padre del bambino, Alessia? Ma non ci avevi detto che non sapevi chi era il padre, che eri stata con più uomini? E va bene, vi avevo detto delle cavolate, Cioè, in realtà io sono stata solo con Andrea. È successo tutto durante la settimana di autogestione. Vabbè, la dobbiamo
mia storia me la ricordo, lasciamo stare. Quindi... In pratica, cioè, io e Andrea eravamo fidanzati, è solo che quando lui ha scoperto che io ero incinta ha detto che lui non se la sentiva, cioè, e allora che se io non avessi abortito lui, cioè, mi avrebbe lasciata. Hai capito? Ecco perché non volevi il bambino. Eh sì, perché non volevo perdere Andrea. Ma questo Andrea è un farabutto. No, non è come pensi, eh. In realtà era perché era spaventato. Ma si figura che sarà stato un ragazzino anche lui. Sì. Però Alessia, adesso che vi siete visti, cosa ti ha detto? Ci siamo visti e mi ha detto che in questi 6 mesi è stato molto male e che adesso ci ha ripensato e che ha deciso che è il momento per prendersi le sue responsabilità. Ma questa è una grande notizia, amore! Senti un po', piccolina, quando è che potremo conoscere questo Andrea? Appunto per questo ho organizzato questa cena, no? Ah. Così lo invito e lo conosco, lo faccio conoscere a tutta la famiglia in una botta sola, eh? Ho fatto bene, papà? Hai fatto benissimo, brava. Un'ottima idea. È solo che spero che non cambi idea. Ma no, vedrai che no. Ma stai tranquilla adesso, stai tranquilla che i rimorsi e i sensi di colpa ti rovinano la vita. Mamma mia, sono tutto agitato. Dai Bruno, stai calmo, che poi ti svieni perché ti viene un infarto, non si sa cosa fare. Sì, sono calmo. Bruno! Oddio, chi è? Eccomi! Ho preparato le barchette per tutti quanti e stavolta queste sono caldissime. Mi raccomando, li dovete mangiare adesso, Bruno, perché altrimenti faranno veramente schifo e io mi arrabbierò tantissimo, ok? Va bene. Allora vi aspetto in giardino? Speriamo. Ciao! Vabbè. Insomma, cosa fai per imparare? Andiamo! Saverio, tu inizi ad andare per gli aspetti, noi aggiungiamo subito, eh? Sì, vabbè. Alessia, ma a che ora gli hai detto di venire? In realtà dovrebbe essere già qua! Ma sarà in ritardo, avrà trovato traffico, vero? Dio, chi è? Oddio. Ma cos'hai, Bruno? Sono solo agitato, però adesso mi calmo. Non ti preoccupare, ora mi calmo, sì. Oddio! Mi sa che questo è lui, Vai da qui! Sì, però se state là, cioè sembrate due pitbull pronti a saltarvi addosso! Sì, cioè, sì. Almeno dategli il tempo di salutarmi, Camminatevi! Sì, sì. Vai ad aprire, però chiedi prima chi è! Bene! Chi è? Ma alza la voce! Chi è? Alessia, sono io! Shh, sono il capo famiglia! Io chi? Alessia, sono Andrea! È lui! Vai! Chissà come sarà! Vediamo che sei di buona famiglia! Mamma mia! Bruno!
ricordarvi che i ricavati dei nostri spettacoli vanno tutti in beneficenza, tutti interamente, noi non teniamo un euro, facciamo tutto per dare il ricavato in beneficenza, e questo è il motore che ci spinge a continuare ed andare avanti con questa iniziativa teatrale qui in Lussemburgo. Volevo ringraziare in maniera particolare e salutare, fare un pensiero sempre a Raffaele Gentile, che è il nostro regista. Noi lo portiamo con noi in teatro, andiamo spesso a trovarlo dove è ricoverato, Adam, e gli portiamo sempre il nostro entusiasmo, lui è sempre dentro i nostri spettacoli, partecipa, dà sempre il suo indirizzo, ci dice sempre come ci dobbiamo muovere, e quindi lo teniamo sempre, sempre con noi in questa grande avventura che è l'avventura teatrale. Volevo ringraziare tutti questi ragazzi perché sono stati bravissimi. Bravi! È una commedia non facile perché interpretare. Nell'interpretazione di questo personaggio particolarissimo. Lui è Francis, Martina, Francesco, Veronica, Stefano, grande Fabio. Italiana che conosciamo benissimo, una famiglia, ecco chi siamo noi, ecco chi sono gli italiani, esattamente questo, la voglia di venire a giocare con noi, di avere nuove esperienze, nuove cose, la voglia di provare emozioni, e questo, la dimostrazione che Samuel ha avuto voglia di giocare con noi è proprio questa, è anche la nostra forza, perché noi sappiamo interagire, sappiamo coinvolgere, dobbiamo tenerlo, perché noi siamo qui in Lussemburgo, è una comunità enorme, siamo tante nazioni, tutti insieme, ma io penso che noi quella cosina in più rispetto agli altri ce l'abbiamo. Bravo. Lasciatelo. Bravo. Ragazzi, voi sapete la situazione, insomma ne ha parlato appena poco fa Manuela, insomma Manuela ci accompagna, ci aiuta, ci assiste, ci sopporta, anche noi la sopportiamo, però siamo molto contenti di avere lei e quindi tutto grazie. Lo spettacolo è stato veramente grazie a lei, noi impariamo, memorizziamo, interpretiamo, ma è lei che ci guida grazie, e quindi grazie.